Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi farò vedere la Unboxing Edition di Sunset Overdrive per computer. Allora, a me piacerebbe considerarla una Limited Edition, ma in realtà non lo è una standard, nel senso che è l'unica versione che si trova in commercio. È anche vero però che per essere una standard ha dentro qualcosa di molto molto carino, tipo la colonna sonora e un poster A3. E fra l'altro ha una confezione, diciamo, atipica, no? Invece che il solito box di plastica c'è questa confezione di cartone, per cui ci tenevo a mostrarvela nel caso che qualcuno fosse interessato. E dentro c'è anche il codice di Steam, per cui chiaramente è un bonus non indifferente. Andiamola a vedere. Intanto volevo fare una piccola promessa: se siete qua sapete già cos'è Sunset Overdrive, comunque ve lo ricordo. Per chi non lo sapesse, ecco, Sunset Overdrive è uno sparatutto in terza persona che è uscito originariamente per Xbox One, quindi nel 2012-2013 più o meno, e non è stato un fenomeno, diciamo, al lancio, perché era una nuova IP, una nuova console, e è andato un po' nel dimenticatoio. Mi assicuro che è bellissimo, è un gioco di Insomniac Games che ha un curriculum ormai degno di nota, tra i Ratchet & Clank e Resistance e qualche altro gioco che adesso non ricordo bene. Comunque vi assicuro che è uno sviluppatore con i contro, e per cui dopo anni e anni e anni Microsoft ha deciso di riproporlo su computer per farlo conoscere al grande pubblico, no? Perché effettivamente il computer è sicuramente un grande pubblico. Vabbè, dopo questa premessa, e tanto ve lo consiglio, è sicuramente questo qua è il cofanetto, il fronte e il retro. Ma adesso andiamo ad aprirlo, che con la plastica e i suoi riflessi non è che si vede chissà cosa, eh. Allora, eccolo qua. Allora, questo è il cofanetto in cartone che vi dicevo, con attaccato la sua slip case, ovvero questo cartoncino qui di cartone, insomma, ecco. Vediamo un attimo cosa ci fa vedere. Allora, intanto vediamo che la copertina è solo in italiano, inglese e francese, ok. Comunque, cos'è che dice? Che c'è la campagna single player, più le due espansioni, Mystery of Muldrig e Dawn of the Rise of the Fallen Machines. Vabbè, insomma, il titolo è molto umoristico, comunque avete capito che gioco è. Per cui qua abbiamo tutto il gioco completo, in morale della favola, quindi tanta roba. Questo qua era la slip case e andiamo a vedere adesso la box, il box del gioco. Allora, questo qua è il cartone che vi dicevo, ok. La copertina coloratissima, proprio in tema con il gioco, ve lo assicuro. Molto scanzonato e molto colorato, davvero davvero bello da vedere. Qui abbiamo, qui abbiamo il profilo e qui abbiamo il retro, ok, Sunset Overdrive. Ok, andiamo ad aprire e troviamo dentro intanto questo piumino, che sicuramente è da apprezzare, no? Per evitare che si sballottino di qua e di là le cose all'interno, ok? È una cura che non tutti i produttori hanno, questo ve lo assicuro, anzi credo sia la prima volta che lo veda all'interno di una confezione, per cui apprezziamo sicuramente il gesto. Dopodiché togliamo questo. E cosa troviamo? Allora, da qualche parte ci dovrebbe essere sicuramente il codice di gioco di Steam. Comunque, all'interno troviamo ben 4 dischi. Che cosa sono questi 4 dischi? Allora, troviamo il disco di installazione 1 del gioco, disco 2, sempre del gioco, disco 3 del gioco, e questa è la colonna sonora del gioco, in formato CD chiaramente, ecco. Perché vi dicevo appunto che questa qua non è una solita standard? Perché secondo me certe cose, come appunto la colonna sonora, sono da apprezzare enormemente. Non vi farò vedere i dischi in quanto siano tutti uguali, cambia solo la dicitura disc 1, disc 2, disc 3. Vi faccio vedere comunque il CD della colonna sonora e la cosa che hanno scelto, che alla fine è la stessa del retro della custodia, ok? Per cui è molto molto carina come idea. Adesso li mettiamo via. E dopodiché, non vi ho fatto vedere, ma c'è anche quello, c'è il poster del gioco. Qui dietro uno dei dischi abbiamo il seriale per Steam, ma non ve lo farò vedere. Qua purtroppo noto con dispiacere che la custodia è già rotta, perché vedete ci sono queste sorte di
molle qua, no, per estrarre il CD di qua è, scusate, di qua ha già ceduto. Vabbè, peccato, questo qua è un piccolo dispiacere, però d'altronde è plastica, per cui basta una botta che parte via. E dopodiché, come vi dicevo, c'è il poster. Eccolo qua, dovrebbe essere una A3. Andiamo ad aprirlo. Sì, è una A3. Ed è double face, double sided, chiamatelo come volete. Ok, questo qua è il fronte, che non fa altro che vedere la copertina che vi avevo già fatto vedere prima. È molto grande, quindi non so se riuscirò a farlo vedere per intero. Comunque è esattamente la copertina di prima. Ok, sì, ci siamo, ecco, perfetto, più o meno è comprensibile. Vediamo se di lato magari si vede meglio. Ecco, questo qua è un lato e questo è l'altro lato, che è sempre la copertina che vi ho fatto vedere prima, però la parte posteriore. Ok, per cui questo qua era tutto. Devo dire che, vabbè, insomma, è una standard, questo l'abbiamo capito, non c'è niente di miracoloso dentro, però sicuramente se a uno piace il retail, come è sottoscritto, nel frattempo sto perdendo un sacco di CD in giro per la camera, e se a uno piace il retail è sicuramente da apprezzare veramente, e soprattutto è un gran gioco che meriterebbe molto molto di più di quello che ha avuto, per cui speriamo che diffondendolo al pubblico per PC e si apre la possibilità di un sequel, perché ve lo assicuro, è bello. E fatemi sapere cosa ne pensate. Questo era tutto. Se siete qui per la prima volta, vi invito sempre a lasciare un like e a iscrivervi al canale per aiutarmi a supportare il canale, insomma, farlo crescere. Grazie e alla prossima.